Buongiorno e ben ritrovati alla nostra rubrica Un limerick al giorno può far bacco e corbezzo, di Aci d'Erbolina. So che in questi giorni avete fatto la conoscenza con uno dei miei tanti avatar, dei miei alter ego, questa personalità poliedrica incontenibile. Beh sì, insomma, è difficile convivere con se stessi. Ma parliamo di cose serie. Chiedo a voi come state passando la vostra quarantena, come va? Siamo tutti un po' costretti a questa zona rossa, e non mi riferisco ai decubiti che ci si stanno formando sotto i glutei, per come noi lealmente prendiamo alla lettera quello che ci viene detto. Siamo persone ligie a dovere e ci viene detto di non muoverci, di stare fermi e noi dal divano non ci si muove. Con il lazzo si prende tutto, ci si fa servire, non si muove un passo. In effetti, sono aumentate vertiginosamente le iscrizioni, oltre a quel sito, alla SIAE, Società Italiana, di cui vi dicevo, è aumentata l'iscrizione al PD, non Partito Democratico, ma ai poltronisti divanisti, una lobby di estremisti sedentari che sta cercando di prendere il potere, ma noi avremo la meglio sul nostro lato pigro e indolente. Tornando a noi, intanto che voi, se volete, mi raccontate la vostra quarantena, mi permetto di raccontarvi la mia molto brevemente, aiutandomi però con dei sottotitoli. Mi è stato fatto notare che a volte l'audio è un po' basso e quindi per poter meglio raggiungere l'uditorio, ne è vero, mi avvarrò di questi piccoli sottotitoli, così che possiate meglio cogliere ciò che vado dicendo. Quindi, quanto a me, io sono assolutamente serena, sto benissimo, non ho nessun tipo di problema, anzi, sto meglio di prima. E anche in casa, voglio dire, il clima è tranquillo, i ragazzi mi aiutano, sono veramente fiera di loro. Abbiamo educato delle personcine adulte, responsabili, collaborative, veramente non voglio menar vanto, però sono tre perle di Labo, sono splendidi. In quanto anche alle loro esigenze cercano in tutti i modi di venirmi incontro, capiscono che anche la mamma a un certo punto può essere stanca, un po' provata, vista anche l'età, voglio dire che non manca giorno che mi facciano notare, quindi andiamo veramente meravigliosamente insieme. E le giornate le passiamo in modo inventivo, ogni giorno creando qualcosa da fare per prenderci cura di questa nostra modesta dimora. Siamo veramente una squadra collaudatissima. E cerchiamo di scansionare il tempo, le giornate con un planning rigoroso in modo tale che non possiamo correre il rischio di imbalsirci. Appunto, il lato pigro non avrà la meglio, non avrà la meglio. Siamo assolutamente performanti, con grande rigore, quasi militaresco vorrei dire. E effettivamente le giornate scorrono frizzanti, piene di novità. È una questione di prospettiva, bisogna guardare le cose con un candore nuovo. Così è una questione di sguardo sulle cose. Poi siamo comunque assolutamente resilienti e noi questa quarantena ce la portiamo a casa fino a giugno, ma tutta l'estate se serve. Contate veramente. Non voglio menar vanto di questa cosa, ma siamo veramente in gambissima. Scusate questa pagina autoreferenziale, così un attimino, mi sono un po' gasata. Però venendo al punto, noi vogliamo leggere questo limerick. Vi offro questo limerick per la giornata e spero che anche voi stiate bene. Quindi, un tale della biblioteca di Brione fa il cascamorto, il ganzo e con ogni bella utente cerca di attaccar bottone. Un giorno mira a una squinzia bella da galera, ma quella lo ignora, come se non ci fosse. Arriva, prende un libro e se ne va, tirandosi su fino al mento la cerniera, lasciando a bocca asciutta quel bell'imbusto marpione. Vi ringrazio dell'ascolto e spero che voi stiate bene. A presto, ciao.